Bonjour ragazzi, bonjour, sono letteralmente ancora spaparanzata a letto. È domenica ed è quasi mezzogiorno, tipo siamo tutti ancora che dormiamo. Sono venuta, ovviamente lo vedrete dal background, sono venuta in Olanda a trovare Demelza e oggi è un giorno super speciale perché faremo, anzi loro faranno, Levik, l'albero di Natale e io li aiuterò. Forse faremo anche i Lego natalizi, ragazzi, perché loro hanno, aspettate, vi appoggio qua sul cuscino. Praticamente così come se fosse qua vicino a me, chiacchiero. E praticamente loro hanno tutto questo villaggio natalizio Lego, che è una meraviglia. Ma non so se faremo in tempo a fare sia il villaggio Lego che l'albero. Quindi vedremo, incrociamo le dita, spero di sì, perché mi piacerebbe davvero farvi vedere. Sono belli, hanno il trenino Lego, hanno, vabbè, l'albero di Natale, il villaggio, la casa di pan di zenzero, un altro trenino. Comunque adesso forse è anche ora di alzarsi, andiamo giù e speriamo che Demelza abbia già fatto i cornetti, perché quando sono qua mi vizio sempre tantissimo e lei fa i cornetti, le brioche fatte in casa, e quindi mi sta già venendo un po' di fame. Let's go ragazzi. Hello guys. Ciao. Come al solito super colazione, e questi ragazzi sono i cornetti che fa Demelza. Demelza made them. Vic. Vic made them? Vic made them. Seriously? Yes. Wow. He's the chef today. Usually I make them. But quindi li ha fatti Vic e sono completamente vegani. 100% vegan. Yes. Yes. Everything on the table is 100%. Tutto quello che c'è sulla tavola è 100% vegano, quindi abbiamo il burro di noccioline, poi c'è questo che è tipo un burro di soia, una margarina, it's like margarine, yes, right? Yes, it's just butter. E i cornetti, poi abbiamo marmellata alle fragole, questo invece è una specie di prosciutto che ho portato io a loro ed è italiano e ovviamente vegano, cioè quindi sarà tipo a base di soia o di tofu, non sono sicura. E poi abbiamo la cioccopasta, che è una Nutella, è tipo una Nutella però senza latte, quindi anche questa è vegana perché fondente. E Demelza invece ha una specie di pesto che sembra cibo per gatti, dice Vic. Vegan pate. The cat food, is it? Yeah, it, well, it looks a little bit like cat food, but yeah, I like it on my sul pane. Ok, enjoy guys. Enjoy. Eat smack like. Demelza è molto offesa che io non ho fatto vedere. I make homemade bread and she banana bread and she doesn't even put it in the vlog. È un dolce alla banana che ha fatto Demelza ieri ed è buonissimo, ragazzi, super super morbido ed è appunto una specie di pane, in inglese lo chiamano banana bread, quindi una specie di pane dolce con le banane. Andiamo ragazzi. Maika. Lo dicono il gatto è rotto perché si mette così. Ciao Maika. Ciao Maika. No, I'm gone. È arrivato ragazzi l'albero di Natale. L'ha portato via, che è pesantissimo, dice. E lì invece sta riorganizzando tutte le sue console e videogiochi. Guardate quanta roba hanno ragazzi, tra PlayStation, Nintendo, Wii. Cioè nemmeno le conosco. Il Super Nintendo ce l'avevo. Questo mi sa che è il Nintendo normale, mi sa. Sì. Xbox, Nintendo GameCube, non seriamente tutto, persino la mini PS1. Questo è il make up che userò oggi, mi sono dimenticata i trucchi, ho portato i pennelli e la Beauty Blender, ma mi sono completamente dimenticata i trucchi, che testa. Per fortuna abbiamo gusti e colori molto simili, quindi posso fregare i trucchi a lei e userò il The Professional di Benefit, che è il mio primer preferito e sono strafelice che ce l'abbia anche lei e che me lo possa prestare. Poi c'è il fondotinta Naked Skin di Urban Decay, che spero sia abbastanza opacizzante per me. Poi userò il correttore Liquid Camouflage di Catrice. Come cipria c'è questa di Make Up For Ever, che è la HD, ed è una delle mie ciprie preferite in assoluto, quindi strafelice di poterla usare. E poi mascara Bad Girl Bang di Benefit. Palettocchi, la Natural Matte di Too Faced. Poi vorrei provare anche questo eyeshadow metallizzato che non ho ancora provato di Too Faced. E poi matita Make Up For Ever Eyeliner Mesauda. Anche lei ha la Hoola, per fortuna, quindi faremo il contouring con questa. Poi blush userò questa palette molto carina di Essence. E poi invece per illuminare userò la palette Wretch Loves di Pixi. E ovviamente fisseremo il tutto con il Makeup Setting Spray The Slick di Urban Decay. E per le sopracciglia uso il Cabrow di Benefit, colorazione 2,
A volte uso la 2.5, quindi spero sia abbastanza scura. Per me al massimo avrò le sopracciglia un po' più chiare, almeno riesco a truccarmi completamente. Sono super grata di questo, veramente. Non so come ho fatto a prendere i pennelli e a non prendere i trucchi, mannaggia. Il colore non sembra niente male, ragazzi, mi sembra proprio il mio. Super felice, e la colorazione 2.0. Alright. Wow, questi blush sono super pigmentati. Sto usando questo ed è favoloso. Essence è un marchio low cost che io vi consiglio sempre, perché hanno sempre cose molto carine e di buona qualità, veramente. Qualità prezzo imbattibile. Non so se riuscite a vederlo l'illuminante, penso di sì. Ho usato questo della palette di Pixi, questo colore qui che è super luminoso sul rosato perlato ed è pazzesco. Sono molto molto soddisfatta del trucco, devo dire. Nonostante abbia usato prodotti di The Beza, sono riuscita a fare un trucco molto stile Nicole. L'unica cosa che avevo era il rossetto, che è un rossetto opaco di Jeffree Star, che adesso si sta asciugando ed è bellissimo. Ok, adesso andiamo a fare l'albero. Stiamo mettendo le luci, anzi Vic sta mettendo le luci. Luci means lights, yes. E qui c'è la punta e guardate che bello è questa decorazione per l'albero, che io chiamo sempre gingillo, questo gingillo di Mickey Mouse che hanno preso a Disneyland, è troppo carino. Nel frattempo abbiamo acceso questa meraviglia di Jewel Candle, questa è la True Love ed è molto natalizia secondo me come profumazione. Bellissimo vederla con le lucine dell'albero in sottofondo. Comunque vabbè, lo sapete, io adoro queste candele. Se non le conoscete ancora, anche se mi sembra un po' impossibile visto che ne parlo spessissimo, sono delle candele profumate con un profumo buonissimo. Ogni profumo naturalmente è diverso, ma la cosa più meravigliosa di queste candele è che all'interno ognuna ha un gioiello in argento oppure argento placcato oro, e sono appunto dei gioielli veri e propri. Non si sa quale gioiello si troverà all'interno della candela, ma si può scegliere la tipologia. Posso scegliere se voglio un anello, una collana, un bracciale, un paio di orecchini, ma il gioiello che ci troverò all'interno è sempre una sorpresa. Secondo me è anche un bellissimo regalo per Natale. E guardate, visto che abbiamo già bruciato un pochino questa candela, è già uscito il nostro pacchettino. Ieri sera abbiamo scoperto questo meraviglioso braccialetto. È appunto in argento con queste bellissime stelline e la stellina al centro, spero si riesca a vedere bene in videocamera, la stellina al centro è tempestata di cristalli Swarovski. Questo codice vi permette di andare a vedere sul sito di Jewel Candle il valore del gioiello che avete appena scoperto nella vostra candela. Andiamo a vedere il valore gioiello del nostro bracciale. Ok, ho copiato il codice qui, clicchiamo su controllo e vediamo quanto vale il nostro bracciale. Oh, wow, ok, niente male direi, considerando anche che la candela costa parecchio meno, quindi molto molto fortunata anche stavolta. Ma i gioielli Jewel Candle non deludono mai, comunque se devo essere sincera sono sempre meravigliosi. Ah, e tra l'altro anche questo anello l'ho trovato qualche giorno fa in un'altra Jewel Candle a casa e guardate che meraviglia. È stupendo, super super luccicoso. Vi metterò comunque giù nel box di informazioni, come al solito, il sito Jewel Candle, così potete andare lì a vedere tutte le candele eccetera eccetera e rifarvi un po' gli occhi. Ragazzi, ne hanno sempre di nuove, quindi se da un po' che non controllate il sito andate a vedere, ce ne sono di bellissime e io veramente vorrei averle tutte. Ok, abbiamo un attimo stoppato l'albero di Natale e siamo venute a fare un po' di shopping. Dobbiamo comprare alcune cosine, in particolare io devo andare a prendere una maschera per capelli che mi sono dimenticata e mi dispiace tantissimo usare tutto il suo balsamo. Sì, siamo arrivati qui e poi delle cosine da H&M devo andare a prendere. Qui è domenica ma è tutto aperto, cioè qui è domenica, anche in Italia è domenica ma è tutto aperto. Ok, ho trovato queste della Garnier che non sono male, e ne prendi una e l'altra te la regalano, quindi forse queste sono per capelli secchi, molto secchi. Very dry hair or just dry hair? This is for dry hair
And this is for super dry. Ok, I think I'm gonna go with the super dry. Penso che prenderò quello per i capelli super secchi, non solo secchi. So should I get both? I mean, should I get two of the same? Yes, why not? Yeah. Ok, maschera per i capelli, trovata. Questa è la via dello shopping qui ad Alkmaar e siamo arrivati subito da H&M. Sto cercando i leggings, questi non mi sembrano male con questa fascia, però mi sembrano un pochino troppo corti e io ho il problema che tutto mi sta troppo corto. Ok, ho trovato un paio di leggings taglia M, speriamo siano decenti, ma direi che come pantaloni da casa andranno benissimo in ogni caso. Trovate tutte le cosine anche da H&M, yes! Guardate che carine queste casette, ragazzi, tutte le lucine natalizie. È molto bella questa via, sono girata per farvela vedere, qui c'è Zara. E qui arriviamo sul ponte, lì c'è la luna, che bellissima atmosfera, ragazzi. Meravigliosa l'Olanda, e quanto mi manca, tutte le lucine sugli alberi, con queste casette meravigliose, tutti in bicicletta. E qui c'è il canale. Qui c'è un negozio, sarebbe questo, che è praticamente una gelateria, Ice Salon, ice vuol dire gelato. E in estate puoi venire qui con la barchetta, con la barca, ti fermi, c'è un campanello qua da qualche parte sotto, lo suoni, where's the bell? Ah, forse l'hanno tolta adesso che because fa freddo. Però c'è un campanello e puoi venire, suoni il campanello e puoi ordinare il gelato direttamente dal canale, che è una figata. Potete sentire anche le campane in lontananza. Deve essere da per scontato queste bellezze olandesi, fare passeggiate in questi canali meravigliosi, però per me è un'emozione ogni volta, infatti lei corre avanti, io mi fermo, filmo, fotografo, lo sapete quanto mi piace questo paese. E in particolare anche Alkmaar, oltre ad Amsterdam dove ho vissuto per tanti anni, ma anche Alkmaar è meraviglioso, guardate, siamo... Wait, they're doing what? Christmas lights in the trees. Oh yeah, stanno accendendo le luci natalizie nell'albero gigantesco sulla piazza principale. This is like the main square. This is the main yes. square, right? Yes. And now they did the Christmas tree and now they're going to put the lights in there. Hanno appena messo for my house as well that I can just go up the Christmas tree like that. Hanno appena messo l'albero di Natale e adesso stanno applicando le luci. Che meraviglia, ragazzi. Vlog inception again. Perché anche lei sta filmando un vlog. Vi metterò anche il canale di Demesa giù nel box informazioni, così potete andare a seguirla sulle sue vicissitudini youtubiane. Che bellezza. Sembra una cartolina per quanto è meraviglioso qui. Wow. Poi mi piace tantissimo che mettano tutte queste lucine sugli alberi, fa un'atmosfera bellissima. If yours falls, mine is always in this position, so don't worry. Okay. Ok, ragazzi, vi ho appoggiato su una bottiglia, praticamente su un vaso che sta sulla tavola. E adesso stavo commentando come metto sempre le videocamere in posizioni molto traballanti, quindi non muovetevi troppo, mi raccomando, state fermi che se non cadete. E adesso cominciamo a mettere su le decorazioni sull'albero, cioè voglio dire le palline, insomma. A parte le stelle filanti, le luci che già ci sono, adesso mettiamo le palline. L'albero è quasi pronto, ragazzi, luci, decorazioni fatte. Le mie decorazioni preferite che ho da Melza sono senza dubbio questi fiocchetti, che eccoci, sono a fuoco, questi fiocchetti glitterati sono meravigliosi, ma mi piacciono tantissimo appunto anche le decorazioni che ha preso a Disneyland. Queste due le abbiamo messe davanti in modo che siano quelle, non so se lo faccio solo io, ma quelle, le decorazioni più belle sono sempre davanti, quelle più brutte le metto sempre dietro, le nascondo. Comunque è meraviglioso, Demelza lo fa sempre sui toni del bronzo dorato e adesso sta mettendo la stella. Che meraviglia, anche questa è bellissima, e anche questa, non so se riuscite a vederla, ma è appunto sul dorato bronzo, è bellissima.
E la punta è fatta, ragazzi! L'albero è completo ed è una meraviglia. Sono proprio contenta di averli aiutati. Bellissimo, it looks beautiful. Thank you. Good job, Demerza. Beautiful tree you have. E non ve l'ho fatto notare oggi, ma guardate che meraviglia il mio maglioncino natalizio, ragazzi, che è quello che vi avevo fatto vedere sulle stories qualche tempo fa. E lo trovo bellissimo, della Coca-Cola, con tutti gli orsetti, con i cuoricini e tutti i fiocchi di neve. Super super natalizio, messo proprio per l'occasione, perché sapevo che oggi avremmo fatto l'albero. E la mia cenetta, ragazzi, sono i soliti, già li avete visti. Questo è il wok, sempre dallo stesso posto. Easy. Notare la mia ordinazione, ragazzi: praticamente niente verdure, opzione 1, niente verdure, opzione 2, opzione 3, opzione 4, tutto niente verdure, niente verdure. Tant'è che hanno telefonato per sapere se fosse giusto l'ordine oppure no. Ebbene sì. Ed ho preso udon con gamberetti, appunto senza verdure, però con salsa teriyaki, che è molto molto buona, ve la consiglio. Abbiamo iniziato un nuovo gioco, si chiama Man of Medan sulla PS4, sulla PlayStation 4, giusto? 4? Yes, ok, io non me ne intendo. E ovviamente è un gioco horror. E l'abbiamo iniziato da poco, ma ci piace molto. Al momento siamo in questa nave fantasma e stanno succedendo un sacco di cose strane. Vediamo dei fantasmi che si aggirano e cose che cadono. È molto inquietante come gioco. Praticamente noi in tutti questi giochi cerchiamo di salvare tutti, ma alla fine muoiono. Infatti abbiamo purtroppo appena ucciso un altro dei giocatori, insomma. Stanno arrivando a salvarci, ragazzi. Praticamente abbiamo già finito il gioco, non ce ne siamo nemmeno accorte. E questa è la fine. Appunto, ne abbiamo salvati due. Ci abbiamo provato, però noi cerchiamo di salvare tutti, però non ci riusciamo. Vabbè, stavolta due ne abbiamo salvati comunque. Visto che abbiamo finito l'altro gioco, stiamo cercando un nuovo gioco. E sulla PlayStation Store c'è questo horror che si chiama The Nightfall, che non sembra niente male, e mi sa che lo acquisterò io, così acquisto un gioco per noi due, visto che gioco sempre con i loro giochi. Stavolta questo lo prenderò io e giocheremo insieme, speriamo sia carino. Ma stiamo guardando i vari walkthrough e sembra interessante. E questo è l'inizio del nuovo gioco, ragazzi. Ci siamo. Guardate che meraviglia, le lucine natalizie anche nella stanza. Questa è la stanza degli ospiti dove dormo io. Guardate che belle sono. Piace un sacco l'atmosfera natalizia e mi piace tantissimo che anche a loro piaccia, appunto, addobbare tutta la casa, perché secondo me fa tanta 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 allegria. Comunque, mia family, questo è quanto per il vlog di oggi. Adesso andiamo a nanna, perché abbiamo giocato fino a tardissimo, ma questo gioco ci sta piacendo tanto. Comunque continueremo domani. E basta, buonanotte mia family. Vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, buonanotte. Ah, prima di andare a nanna, però volevo farvi vedere le cosine che ho preso da Kem. Allora, ho preso queste calze fluffy, super comfy, super morbidose e calde. Poi ho preso quest'altro, anzi queste sono due paia di calze con l'arena. E poi con queste stelline rosse, molto natalizie, molto carine. Poi ho preso queste con le renne, che sembrano un po' un maglione natalizio come fantasia. Ci sono le renne, glitterini rosa e anche dall'altra parte la stessa fantasia di un altro colore. Mi sono piaciute tantissimo. Poi ho preso, vabbè, questo, ho preso in realtà due cosine che mi servivano qui. Ho preso una felpa, questa con... ovviamente rosa, ragazzi, ovviamente rosa con topolino. Poi vabbè, un paio di leggings semplicissimi neri, niente di che. E poi ho preso questa t-shirt XL per dormire, quindi gigantesca, sempre rosa con topolino. Yes, questi sono stati gli acquisti di oggi. Sono particolarmente contenta sia per la felpa che per i miei calzini natalizi, molto caldi, ok? Non giudicatemi, ragazzi, li amo. Non toccatemi i miei calzini caldi, fluffy, morbidosi in inverno. Ok, adesso la buonanotte ve la do davvero, allora, no, un bacio grandissimo, ciao, a domani!